Esiste un modo comodissimo di investire in diverse piattaforme DeFi attraverso un'unica interfaccia che ci tiene tutto sotto controllo andando a mostrarci in una dashboard dove abbiamo investito, quanto e quanto stiamo guadagnando, un po' come se fosse appunto un gestore di portafoglio. Inoltre, questa stessa piattaforma ci permette di risparmiare sulle gas fees, andando a compattare tante transazioni in una sola, semplificandoci quindi in termini di tempo e appunto di onere di gas fee la transazione, ad esempio, per mettere liquidità in un liquidity pool e andare a guadagnare gli interessi. Questa piattaforma si chiama ZapperFi, ve ne ho parlato un po' negli scorsi video, vi siete dimostrati interessati a un tutorial e a un approfondimento e quindi eccolo qua. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Andiamo avanti tanto per cambiare a parlare di DeFi, perché nonostante l'hype si stia un po' sgonfiando, e meno male, lasciatemelo dire, le piattaforme, quelle solide, quelle concrete, continuano a funzionare e alla grande, e rimane un ottimo metodo di investimento per la liquidità che altrimenti sarebbe parcheggiata lì a non fare niente. È un modo molto interessante per farne maturare interesse e guadagnarci una rendita passiva. Utilizzando la piattaforma che vi mostro oggi, ZapperFi, che vi anticipo già non ha un token, non è speculativa né niente, il suo unico scopo per l'appunto è per me è farvi da porta d'accesso, da collettore un po' di tutte le piattaforme DeFi solide, quindi vi filtra automaticamente escludendo quelle fuffa, quelle esageratamente speculative, e permettervi direttamente dalla sua interfaccia di investire in una o nell'altra, di fare yield farming, di dare liquidità a un pool di Uniswap, il tutto utilizzando anche soltanto Ether, quindi senza dover impazzire a cambiare 1000 token, risparmiando quindi su tempo e gas. Tuttavia, tante parole così non rendono l'idea, quindi nel video di oggi vi mostro innanzitutto la piattaforma come è fatta e come funziona, e inoltre vi spiego in maniera pratica come si utilizza con un rapido e semplice tutorial, in modo che alla fine, se vorrete investire in DeFi, conoscerete il metodo più semplice, più rapido e meno costoso per farlo. Prima di iniziare, però, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente un like, mi gasate ai massimi, non avete idea quanto. Iscrivetevi, campanellina, e seguitemi su tutti i canali social, link in descrizione, e usate magari anche i miei referral link che ve li scillo a destra e a sinistra. ZapperFi purtroppo non ce l'ha, però fa lo stesso, li trovate in descrizione. Basta cavolate e andiamo a vedere questa fantastica piattaforma. Seguitemi. Come mai ve la presento ed è così comoda? Beh, perché è un aggregatore di tutte le piattaforme DeFi, quindi si pone come dashboard sul mondo della DeFi, che vi permette da un lato di tenere sotto controllo dove sono distribuiti i vostri fondi sulle varie piattaforme e dall'altro di distribuirli, quindi di tirarli via da una piattaforma, di metterli in un'altra, di spostarli, insomma, come volete voi, il tutto per l'appunto tenendo sempre sotto controllo dove si trovano, quanto stanno rendendo nelle varie categorie, che sia yield farming, che sia un liquidity pool, insomma, quanto sta rendendo, sta maturando la liquidità che abbiamo messo a disposizione, e soprattutto nel caso appunto in cui stiamo facendo yield farming, stiamo mettendo in staking dei token e dobbiamo ricevere delle ricompense, ci permette di farlo direttamente da qui. Quindi è veramente un'interfaccia all-in-one che ci permette di interagire con qualsiasi piattaforma DeFi in qualsiasi modo. Pertanto, se vogliamo andare ad esempio a fare una transazione, a mettere a disposizione della liquidità in un liquidity pool, come ad esempio su Uniswap, la prima cosa che ci salta all'occhio è che risparmiamo un sacco di tempo e risparmiamo del gas. Per quale motivo? Beh, supponiamo di avere degli Ether per l'appunto che vogliamo mettere su Uniswap, ok? In un pool di liquidità, supponiamo USDC Ether, selezioniamolo. Se vi ricordate, i liquidity pool di Uniswap funzionano in questo modo: dobbiamo avere liquidità in entrambi i token del pool, quindi sia USDC che Ether, nella proporzione data dal rapporto tra il prezzo di uno e il prezzo dell'altro. Quindi in questo caso, se volessi andare a mettere l'equivalente di un Ether come liquidity provider in questo pool di Uniswap, dovrei avere 175 qualcosa USDC e 0,523 Ether, ok? Quindi la prima cosa che dovrei fare partendo dall'Ether è swappare una parte di Ether in USDC in questo rapporto, e poi collegando il mio wallet a Uniswap andare a dare
liquidità a questo pool. Se nel frattempo il prezzo cambia, ad esempio, e io ho swappato la quantità esatta, non posso più farlo perché il rapporto è cambiato, ok? Con Zapper invece io seleziono il pool in cui voglio entrare, in questo caso era USDC Ether, seleziono quanti Ether voglio utilizzare, confermo la transazione e mi fa tutto lui, quindi mi fa lo swap, mi fa la fornitura di liquidità al pool in un'unica transazione. Questo mi fa risparmiare un sacco di tempo e anche del gas. Per quale motivo? Perché se vi ricordate, su Uniswap, quando si va a fornire liquidità a un pool, c'è da fare due transazioni. La prima è quella che permette a Uniswap di spendere i tuoi token. Questo perché i token ERC20 hanno una logica differente dagli Ether, ovvero i token non è che li movimentiamo noi, ma è lo smart contract che fa un'operazione che si chiama pool, ovvero li prende, ok? Quindi noi diciamo allo smart contract che può fare il pool e lui lo fa. Quindi la prima cosa da fare è autorizzare Uniswap a fare il pool dei nostri token e la seconda cosa è ovviamente spendere il gas per dirgli quanti pullarne, quindi quanti prenderne. E sono due transazioni. In questo caso non c'è bisogno di fare entrambe le transazioni, viene compattato il tutto in un'unica transazione. Se vogliamo fare questo esempio di mettere un Ether in questo pool con tutto lo scambio eccetera, vediamo quanto gas ci costa per avere la preview. Vedete $28.5, che non è tanto se consideriamo che siamo in un periodo in cui il prezzo del gas è veramente veramente alto, ok? Questo è con un gas price, ve lo dico anche di quanto è messo, 99 guay, ok? Quindi decisamente alto. Adesso andiamo a vedere concretamente come si utilizza questa piattaforma. La prima cosa da fare chiaramente è collegare il proprio wallet. Io consiglio l'utilizzo di MetaMask, che è il provider più comodo e più flessibile per fare queste operazioni. Attenzione se utilizzate Brave, perché molti di voi mi hanno detto ma con Brave MetaMask fa un po' di casino. Allora dovete fare così: andare in impostazioni, andare nelle impostazioni delle estensioni e assicurarvi che Web3 provider per usare dApps si è selezionato MetaMask, perché di default lui vi seleziona portafogli di criptovalute, quindi mi raccomando selezionate MetaMask, altrimenti funziona più no che sì. Una volta collegato il vostro wallet lo trovate linkato qua, io adesso ho una visione combinata perché ho tre wallet collegati, voi potete anche combinare più wallet in modo da avere sotto controllo, appunto se avete una parte su un wallet, una parte su un altro, potete averli sotto controllo tutti insieme e quindi molto molto comodo. E in qualsiasi momento cliccando qua si può fare lo switch da un wallet all'altro, quindi anche in questo caso molto comodo. Una volta che avete collegato il wallet, lui da solo vi caricherà tutte le transazioni all'interno del wallet e vi mostrerà come sono distribuiti i vostri fondi sulle diverse piattaforme. Qua in alto abbiamo un total asset, quindi il complessivo degli asset in nostro possesso su questi wallet, debito totale, lo vediamo tra poco cosa significa, e qua il netto, quindi total assets meno il debito. Il debito in questo caso, vedete che tra l'altro qua sotto nello spaccato di come è distribuita la liquidità c'è anche il debito stesso e potete andare a vedere che cos'è che ce lo causa. Allora, io non so se voi sapete come funziona Synthetix, ma in sostanza se voi date liquidità su Synthetix, quindi fate il mining dei cosiddetti synths, quindi anche se volete SUSD, che è la stablecoin su Synthetix, voi vi fate controparte del debito della piattaforma. Quindi attenzione che questa cosa è importante: se voi partecipate con la liquidità su Synthetix, in sostanza vi portate addosso un po' di rischio. Ok, adesso non voglio parlare troppo di questo perché mi dilungherei. Ho fatto un video un secolo fa su Synthetix, se volete approfondire questi temi, magari ve lo lascio qua, ci potete dare un'occhiata. Comunque, ora che abbiamo capito cosa significa il debito, andiamo a vedere lo spaccato di questa pagina, quindi come è distribuita la liquidità. Wallet mi mostra quali e quanti token ho nel mio wallet svincolati, ok? Vedete, c'è il token, quanto, il suo controvalore unitario e il valore complessivo. Deposits mi mostra invece che cosa ho depositato nelle varie piattaforme, quindi in qualche modo vincolato nelle piattaforme stesse, con tanto di APY qualora fosse disponibile il dato e controvalore finale. Investments invece mi mostra quegli asset che io ho in piattaforme che
prendono una posizione sul mercato, quindi che sia attiva o passiva, ma una posizione direzionale nei confronti di qualche asset. Vi faccio un esempio pratico, ok? BTC Alpha è il mio set su Token Sets, che in sostanza è un trend follower di Bitcoin, a volte in base ad alcuni segnali, insomma ve ne ho parlato, ma in sostanza è una posizione di trading, come se fosse, anzi di investimento su Bitcoin stesso, e quindi viene raggruppata qua dentro. DYDX allo stesso modo permette di aprire posizioni in leva, insomma tramite dei derivati ottenuti in maniera DeFi, ecco. Però qua si racchiude tutto ciò che mi fa prendere posizioni nei confronti del mercato. Liquidity pools sono, credo, l'asset più conosciuto, quindi abbiamo Curve, abbiamo Uniswap, abbiamo Synthetix, Balancer, e laddove appunto noi possiamo andare a fornire liquidità in cambio del ricevere le fees da market maker ed eventualmente i token farmabili ove possibile. Yield farming, per l'appunto, mi fa vedere quei token che io sto ottenendo dai liquidity pools tramite il farming, oppure su Compound tramite i deposits che abbiamo visto prima. In questo caso io potrei fare il claim di CRV, Uni e Comp, ok? Ovviamente a volte non conviene quando è molto poco, perché il costo del gas per il claim supererebbe il valore del token stesso. Infine abbiamo il debito, che l'abbiamo già visto prima. Qua sotto c'è uno spaccato delle varie piattaforme che non aggiunge niente rispetto a quanto detto prima, mi fa solo vedere quali e quanti asset ho sulle varie piattaforme, e se vado ad aprirlo mi dice, vedete, in quali pool sto partecipando, qual è il mio share, il controvalore della liquidità fornita, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un dettaglio ulteriore. Qua in fondo abbiamo l'asset allocation calcolata automaticamente tra wallet, pool, investimenti, deposits, yield farming e per piattaforma. Quindi questa è una dashboard a tutti gli effetti degli investimenti che sto facendo. Andiamo nella pagina invest. Quindi qualora io volessi andare a operare su qualche piattaforma di DeFi tramite Zapper, come farei? Allora, questi due pannelli vi compaiono qualora voi abbiate degli investimenti attivi sui quali si può fare qualcosa. Cosa vuol dire? Allora, ad esempio, vedete, qui mi permette di fare il claim dei token Uni sul pool dai WETH, ok? Perché, sapete, permette di fare yield farming, quindi io potrei fare claim rewards e mi dice appunto che posso fare il claim di 0.41 Uni e posso farlo direttamente da qui, è molto molto comodo. Poi mi fa vedere che ho la mia Y curve, quindi questi in sostanza sono i pool di liquidità nei quali io mi trovo, e mi permette di chiudere, aggiungere altra liquidità, fare unstake in questo caso per insomma tirare via anche in questo caso la liquidità, e mi permette quindi di interagire con i pool. Poi staking opportunities cosa mi dice? Mi dice quello che potrei fare con la liquidità che ho ferma. Ad esempio questi DAI io li potrei utilizzare nel seed pool V2 della piattaforma YFV, quindi mi permette direttamente da qui di fare lo stake e di mettere a reddito queste coin che altrimenti sono lì ferme a non fare niente. Altrimenti voi vedrete al primo collegamento del wallet, visto che non avete nessun tipo di investimento attivo, oddio, se avete delle opportunità come della liquidità ferma che è possibile vincolare direttamente in un deposito, lo vedrete staking opportunities. Altrimenti vedrete soltanto explore opportunities con tutto l'elenco di tutti i vari pool di liquidità ai quali si può partecipare, ok? Quindi qua ci sono 22 pagine che si possono anche filtrare con un campo di testo, quindi con il nome. Se avete, che ne so, gli Ether, voi scrivete ETH e vi trovate tutti quelli con Ether. Se avete DAI, scrivete DAI, stessa cosa, e vi permette di vedere un po' di dati interessanti. Allora, qui un tempo c'era anche l'APY, che però è stato tolto perché era fuorviante, in quanto l'APY è talmente volatile che cambia giorno dopo giorno, non ha senso prenderlo come parametro. Qua ci sono come parametri invece volume e liquidità, volume e fees, spese. Liquidità significa quanta liquidità c'è nel pool in questione, che è un parametro fondamentale, perché se si sceglie un pool illiquido c'è un rischio, che è il rischio di liquidity crunch, che vedremo alla fine quando parleremo dei rischi, perché vale la pena sottolinearli. Il volume è il volume di scambio, che è direttamente correlato con le fees, perché ovviamente non
noi forniamo liquidità, e maggiore è il volume dei market taker, che quindi fanno gli swap, e maggiori sono le fees che noi guadagniamo come market maker. Ok, quindi questi parametri sono fondamentali. In particolare il rapporto fees fratto liquidità è quello che più o meno ci fa capire quanto si guadagna come market maker. Più alte sono le fees, più bassa è la liquidità e più si guadagna. Però attenzione, perché se la liquidità è troppo bassa si incorre in rischio di liquidity crunch. Una volta che abbiamo scelto il pool in cui vogliamo fornire liquidità, banalissimamente noi facciamo add liquidity, andiamo a mettere dentro la liquidità che vogliamo con i token che abbiamo a disposizione, lui ci fa automaticamente il cambio. E se utilizziamo Ether, come vi dicevo prima, non dobbiamo neanche dare il permesso di fare il pool del token, quindi risparmiamo anche qualcosa sul gas e basta in sostanza. E una volta fatto questo, ZapperFi fa tutto quanto per noi. Come prima, noi mettiamo l'ETH, lui ci dice quanto ci viene cambiato e quanto impatta effettivamente sul prezzo la transazione di cambio, e infine direttamente viene fatto l'immissione di liquidità nel pool in questione. Quindi se poi c'è da farmare token li iniziamo a farmare automaticamente e possiamo fare il claim da sopra, altrimenti noi continuiamo a recuperare le nostre fees da market maker e basta. Allora, adesso veniamo a una delle cose importanti, che è il discorso dello slippage. Ok, cosa vuol dire slippage? Vuol dire quale percentuale del capitale che abbiamo messo vogliamo ci permettiamo di perdere per via appunto dello slippage, quindi di variazioni di prezzo, di costi particolari dovuti al cambio. Esempio, se ci fosse un pool molto poco liquido, dove noi dobbiamo poi andare a fare lo swap del nostro Ether per avere entrambe le coin, andremmo incontro a uno slippage notevole, e quindi questo ci permette di limitarlo. Vedete, cioè 2%, 3% selezionabile, e possiamo anche nel campo di, in questo campo di testo libero, mettere il valore che vogliamo noi. Ok, ho messo 32 per sbaglio e mi chiede se sono pazzo, e ovviamente, cioè, un 2% è già un valore accettabile, ma è raro incorrere in uno slippage così alto. Nel caso in cui noi mettessimo un valore più basso, tipo, che ne so, 0.1%, ok, ecco, e proviamo a fare conferma, lui ci dice, cioè non ci fa neanche partire la transazione, ci dice che lo slippage sarebbe troppo alto. Qua si può scegliere invece le impostazioni del gas, quindi il costo del gas in base alla congestione attuale della blockchain, standard, veloce o istantaneo. La via di mezzo è sempre la scelta migliore, perché altrimenti si rischia di lasciare lì in pending la transazione a vita. Nei pool dove vedete questo simbolino di un trattore, ci ho messo un po' per capire che era un trattore, significa che c'è lo yield farming, quindi in sostanza, ad esempio, qua farmate gli uni, qua farmate i CRV, qua farmate SNX, che è il pool di Synthetix, però di contro andate incontro al debito della piattaforma Synthetix, insomma tutti questi discorsi qua. Exchange, Explorer e Transactions non ve li sto neanche a far vedere, facciamo giusto una volata, perché Exchange è un modo per fare uno swap tra due token, Explorer è un altro modo per vedere le piattaforme con cui sto interagendo e in che modo, che ne so, selezionare Curve mi fa vedere come sto partecipando a Curve, ed è il medesimo risultato che nella dashboard andare a selezionare Curve, quindi è una sorta di ridondanza. Transactions invece ovviamente mi fa vedere l'elenco delle transazioni dei wallet che ho associato a ZapperFi. Ok, allora adesso andiamo a fare qualche considerazione finale, quindi a cosa devo pensare se voglio andare a investire in DeFi utilizzando ZapperFi, ma in generale se voglio andare a investire in DeFi. Allora, innanzitutto devo capire se ho della liquidità ferma che voglio appunto investire in DeFi, quello è il primo step. Io ho degli Ether sul wallet, dico vabbè, sono disposto ad assumermi i rischi della DeFi pur di metterli un po' a rendita, è un ragionamento che ci sta. Il secondo step è decidere quindi come metterli a rendita, e la prima cosa da pensare in questo caso è a quali token mi voglio esporre. Per quale ragione? Perché se io vado a investire in un liquidity pool, io mi vado a esporre a più token, ok? Esempio banale, se vado a dar liquidità a WBTC Ether, io non sarò più esposto solo a Ether, ma anche a WBTC, ok? Se vado a dare liquidità a Uni Ether, mi esporrò anche a Uni, quindi se il prezzo di Uni scende, io non sono contento in quel senso lì, ok? E così vale per tutti i pool di liquidità che vanno a espormi a più token. Chiaramente il rapporto
rapporto tra un token e l'altro dei due pool mi dirà quanto sono esposto a uno e quanto sono esposto all'altro, però sono esposto a tutti e due, quindi attenzione che la mia asset allocation cambia di conseguenza. Un'altra cosa a cui non posso fare a meno di pensare è quanto capitale ho a disposizione, perché capite che se si tratta di 100 euro, 200 euro, il gioco non vale la candela, perché a tempo che io vado a dare liquidità e a toglierla, li ho spesi in gas fees, quindi attenzione a fare anche questo calcolo. Prima di dare liquidità a piattaforme DeFi, fare due conti e dire ma quanto spendo in fees, quant'è il ritorno stimato, metterli a confronto, vedere innanzitutto quando raggiungo il cosiddetto break even, ovvero che ciò che ho speso in fees è quello che ho guadagnato dalla rendita della DeFi, e ovviamente poi fare una proiezione sul futuro, stimando ovviamente il costo delle fees, delle gas fees, che però sicuramente non scenderà molto nell'immediato futuro, quindi più o meno un'idea ce la si può fare. L'importante, ecco, è capire che più è alto il capitale che mettiamo e minore è l'impatto ovviamente delle gas fees sul rendimento, perché le gas fees rimangono fisse e non crescono col crescere del capitale. Una volta fatti questi ragionamenti, insomma, devo capire quali sono i rischi a cui sto andando incontro, perché è tutto molto bello la DeFi, ma ci sono dei rischi. I rischi principalmente sono il rischio smart contract, quindi il fatto che negli smart contract potrebbe esserci un bug, e qui attenzione perché ci stiamo esponendo agli smart contract di Zapper e delle piattaforme con cui andiamo a interagire, ok? Quindi noi ci stiamo fidando di chi le ha programmate. Ovviamente ve l'ho detto, sono tutte piattaforme che hanno ricevuto degli audit, quindi sono state certificate come sicure, però online il termine sicuro non esiste, quindi un minimo rischio c'è sempre. Poi c'è il rischio che vi dicevo prima di liquidity crunch. Cosa significa? Significa che se io ad esempio vado a dare liquidità a un pool oppure a una piattaforma come Compound di credito debito, dove uno può fornire liquidità e qualcuno prenderla in prestito, e quella liquidità magari è poca a disposizione, quindi se scelgo un pool con poca liquidità oppure se do a disposizione in credito della liquidità a una piattaforma che ne ha poca, c'è un rischio. Il rischio che una volta che qualcuno l'ha presa in prestito, magari non ha ancora ripagato il suo prestito, io non posso più riprendermela indietro perché c'è la cosiddetta liquidity crunch, la crisi di liquidità, e quindi bisogna stare attenti e in sostanza non utilizzare piattaforme che hanno bassa liquidità. Però attenzione che in casi estremi, ok, supponiamo che tutti vogliano prelevare contemporaneamente, si va incontro anche laddove c'è alta liquidità a questo rischio, ok? Chiaramente è un rischio remoto, perché per quale motivo tutti dovrebbero ritirare contemporaneamente, però va considerato, ok? Poi abbiamo il cosiddetto admin risk, ok? Cioè ci dobbiamo fidare in un qualche modo degli amministratori delle piattaforme DeFi, perché sì, sono DeFi, però di fatto c'è sempre qualcuno che ha le admin keys, non in tutte in verità, perché alcune hanno le DAO che le controllano, quindi sono distribuite, però nella maggioranza dei casi ci sono le admin keys e di conseguenza c'è qualcuno che ha potere sulla piattaforma. Ci dobbiamo chiaramente fidare di questo qualcuno. E poi infine abbiamo il rischio di impermanent loss. Il rischio di impermanent loss è quello che mi porta ad una perdita qualora uno dei è riservato ai liquidity pool che hanno due token differenti tra loro, e in sostanza qualora uno dei due token dovesse pompare o dampare di prezzo a causa di inefficienze del mercato, del metodo degli automated market makers tipico dei pool di liquidità, in sostanza io mi trovo una piccola perdita ulteriore. Se volete andare a stimare le perdite dovute alla impermanent loss e anche andare a vedere gli APY, quindi la stima, ve l'ho detto prima, è volatile, attenzione, però se volete vedere una stima dei rendimenti dei liquidity pool, voi potete andare deselezionando Degen, non selezionatelo, altrimenti vi fa vedere quelle piattaforme folli
da cui è meglio stare alla larga, potete andare a cliccare su questa freccina su coingecko.com/yieldfarming, se non l'avete visto, e andare a vedere APY Calculator, in sostanza vi simula il guadagno, e EIL Calculator vi simula la impermanent loss in base a quanto varia di prezzo un asset rispetto all'altro. Direi che questo è quanto. Ora avete un po' di tool in mano se siete interessati a investire in DeFi. Con la piattaforma Zapper potete farlo in maniera semplice, risparmiando qualcosina sul gas. Rimangono sempre, purtroppo, con i costi del gas attuali molto incisivi sull'esito finale dell'investimento, in particolare per chi ci mette poco, però insomma si fa quello che si può. E questa, secondo me, è la miglior piattaforma per utilizzare soprattutto i liquidity pool, perché per tutte quelle cose che abbiamo detto prima, insomma, non mi sto a ripetere. Ragazzi, vi chiedo cosa ne pensate, come vi sembra, l'avete già utilizzata, la utilizzereste? E vi faccio un carissimo saluto, parentesi, ditelo nei commenti, ovviamente, le risposte a queste domande, un carissimo saluto e alla prossima!